Buongiorno a tutti! Stesso abbigliamento perché sto registrando un video dopo l'altro, visto che Diego sta ancora dormendo, riesco un attimino a dedicarmi e a dedicarvi un po' di tempo. Allora, oggi vi mostro tutti i prodotti top di quest'ultimo periodo, di questi ultimi mesi, un po' più costosi. Allora, perché dovete sapere che il mio debole è sempre per il luxury, sapete che quando vedo un prodotto che realizza Dior, realizza Pat, realizza qualche azienda nuova che si vede un pochino più su Instagram, qualcosa di olografico, qualcosa di particolare, io vengo attratta manco fossi una gazzaladra. Per cui ho investito diversi prodotti, ho approfittato anche di diversi sconti, inizio anno, fine anno e quant'altro, ho racimolato qualcosina e vi mostro giusto quello che mi ha colpito di più. Ma se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti, sostienimi, insomma, e soprattutto attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Ma iniziamo subito. Prodotto super chiacchierato e soprattutto ve ne ho già parlato sicuramente in un paio di video fa, il trattamento BB Cream idratante colorato di Smashbox Halo. Premesso che so perfettamente che anche la cipria che acquisterò prima o poi è molto performante. Questo prodotto mi piace particolarmente tanto perché mi va a uniformare perfettamente l'incarnato in maniera naturale. Vi spiego: sono una persona che a cui piacciono le basi semitrasparenti, dove si vede un po' il capillare, dove si vede un pochettino la macchiolina, dove se c'è un brufoletto, se non è coperto perfettamente, ci sta, perché per me la concezione del fondotinta non è il full coverage, ma è una seconda pelle. È molto a gusto perché io seguo questa filosofia su me stessa, ma capisco che ci sono persone, ho tante clienti anche che si devono sposare, spose future, che vogliono invece basi full coverage. E lì ho determinate basi che funzionano su quella strada. Invece, questo prodotto qui, se andate anche di fretta, non avete il tempo di mettere la crema idratante sotto, può esattamente fare tutto. C'ha all'interno anche un SPF 25, dà tantissima idratazione e lascia la pelle fresca, leggera per tutta la giornata. Diciamo che se avete una pelle estremamente secca, potrebbe aiutarvi un siero al di sotto. Personalmente, pelle mista in questo periodo tende a lucidarsi un pochino di più. Non metto null'altro sotto, anzi vado a incipriare bene bene e durante la giornata vado anche a ritoccare il make-up, ma questo lo faccio con tutti i fondotinta, anche con i full coverage. Mi piace veramente tanto. Fondotinta scoperta delle scoperte che mi piange il cuore, ma mi è cascato a terra e si è rotto, è di Yves Saint Laurent. Perché mi piace tanto? È un po' sulla scia del maestro di Armani, quindi quella tipologia che si shakera bene bene prima. Sentite che è liquido, c'ha la pipetta così, molto molto fluido, modulabile, quindi potete fare più strati. Con una passata avete una coprenza leggera come piace a me, però se volete una coprenza un po' più alta in determinate zone del viso, potete aggiungere il prodotto perché tende ad asciugarsi. Una delle domande maggiori che mi viene fatta in questo senso è se io posso fare questa stratificazione anche su una pelle un po' più secca. Su una pelle secca, ad esempio, anche mista in determinate zone secche, è importante idratarla bene sotto e prendersene cura precedentemente, perché comunque è un fondotinta che si asciuga, non resta morbido, sticky, elastico in viso, tende ad asciugarsi. Per una pelle mista, anche che tende a essere grassa, lucida, secondo me è veramente veramente molto bello. Ha comunque un finish luminoso. Luminoso non è lucido. Molto spesso, ah, luminoso no. No, luminoso è quella radiosità leggera che si vede all'interno della pelle. Veramente un ottimo fondotinta. È il Le Teint Encre de Peau. Io non conosco il francese, non l'ho mai studiato e l'inglese lo conosco poco e male perché l'ho studiato male al liceo, quindi perdonatemi. La colorazione che ho io è la B20 ed è perfetta per il mio incarnato. A proposito di Pat, ho comprato sul sito ufficiale un kit che non credo sia venduto in Italia da Sephora,
Comunque lo comprai per il Black Friday che hanno allungato per circa un mese, più o meno 15 giorni, 20 giorni, il kit con la cipria, il correttore e il pennello. Correttore vi ho già detto che non ho ancora capito, pennello niente di che, onestamente, angolato, carino, ma niente di che. La cipria mi sta piacendo molto. Colore che ho preso io è la light, è una cipria compatta molto sottile che sembra bianca, infatti appena l'ho toccata col dito ho detto oddio, questo mi fa bianco su tutto il contorno occhi, ma nel momento in cui si stende diventa trasparente. So che siete perennemente in difficoltà nel trovare le ciprie contorno occhi, questa di Pat McGrath è veramente ottima. Altra cipria che dobbiamo salutare, che sono veramente devastata da questa perdita, da settembre, se non lo sapete, Becca Cosmetics chiude. Quindi se cercate una cipria per il contorno occhi valida, che non segni, che sia super leggera, fate scorta, prendetevi quella specifica per il contorno occhi. Poi vi ho parlato fino alla nausea della mia amatissima e quasi terminata idra idratante, sempre di Becca, che ahimè dobbiamo salutare perché se ne andrà. Io l'ho, non so se vi rendete conto quanto. Con quanto è, domani che sono vicino Sephora vado ad acquistarla e veramente è una delusione veramente tale. Poi gli illuminanti, insomma, ci sono tanti prodotti che andrebbero riacquistati, però a mio parere ad esempio la cipria per contorno occhi ce n'è ancora. Ho scoperto questa di Pat che va bene, questa idratante è la vita, mi piace tantissimo, molto leggera, ve ne ho parlato penso veramente fino alla nausea. Per una pelle che tende ad essere secca aiuta tantissimo, quindi acquistatela, acquistatela prima che Becca chiuda e speriamo che qualche grande multinazionale se la compri, cavoli. Poi, sempre come cipria, reinserisco in questo video perché sicuramente già ve ne ho parlato in altri video, la nuova cipria cushion che sembra un cuscino di Dior, che è fatta in questo modo. Ovviamente questo piumino lavatelo, io ad esempio l'ho usato un paio di volte, ora non lo uso più perché sennò vi riempite la pelle di microbi. Come tutti i piumini, tadan, cioè parliamo del pack che è pazzesco. È una cipria super sottile, super leggera, levigante, perfetta per i ritocchi. Perché perfetta per i ritocchi? Non tutte le ciprie, secondo me, sono adatte per fare ritocchi durante la giornata, soprattutto se sono cipre appunto un po' più pesanti, un po' più spesse. Se andiamo ad addizionarli a una base già realizzata prima mattina, non facciamo altro che appesantire il viso, appesantire la base, creiamo anche rughette, creiamo quell'effetto polverone pesante che magari la nostra pelle non desidera. Questa cipria qui non fa questo effetto, veramente molto bella, devo dire anche per il contorno occhi non è malaccio. Un prodotto che è di edizione limitata, ma credo che nella linea permanente possiate trovare un equivalente, quindi parliamo di un prodotto che sicuramente c'è in commercio, non è proprio questo identico, ma sicuramente c'è. Sono le famigerate perle di Guerlain, ma quelle bronzate. Ora, sapete che io feci feci un acquisto folle da una profumeria che stava chiudendo per il Black Friday, vi metto le schede qui sopra, e ho comprato diversi prodotti Guerlain Limited Edition, tra cui queste perle bronzo che danno questo effetto baciato dal sole, naturale, anche se siamo in inverno. Naturale, luminosissimo, non mi enfatizzano i pori. Io lo applico questo prodotto con il pennello, anche se c'è il piumino che non vedo, però le applico con il pennello, non lo applico ovviamente in questa zona qui dove ho più pori dilatati, principalmente sui contorni. Fa un tutt'uno tra un fard terra e illuminante. È pazzesco, cioè veramente fantastico. Sto provando anche altre perle, sempre di Guerlain, di varie tonalità, c'è anche una con i rosa, con i blush, eccetera, ma questa è quella che mi sta piacendo di più. Veramente ottimo. Poi c'è un profumo paradisiaco floreale. Concludiamo la base con gli illuminanti. Sono innamorata follemente di questo trio di Danessa Miracles. Anche questo ve l'ho già nominato in qualche video recente. Utilizzo spesso
questi due, che praticamente sono uno champagne e uno che è un sottotono rosato. Anche questo l'ho usato ieri per la prima volta, sembra scuro ma in realtà è sempre un bronzato luminosissimo. Ha una consistenza particolarissima, mi ricorda molto il prodotto in crema di Becca che è sold out ovunque, non si trova da nessuna parte perché già non volevano, già avevano capito che volevano chiudere. Questo, nello specifico, mi ricorda tantissimo questo. L'unica differenza è che questo resta più luminoso sul viso e ha dei micro glitter. Veramente mi piace tantissimo, dà questo effetto glow pazzesco. Unico prodotto che ripetiamo, quindi illuminante, è questo di Charlotte Tilbury. E io ho la colorazione Spotlight, che è un illuminante in crema. Vedete che si gira, fate pa, 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 premete, si attiva il prodotto, pa, 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 sfumate, si fonde all'incarnato in una maniera pazzesca. Il finish è luminoso ma non invadente, quindi se amate un effetto più naturale rispetto al glitterozzo della Danessa, vedete che è, cioè, l'ho messo anche stamattina pochissimo, pochissimo, poi ho dovuto ritoccare con la cipria perché sto provando un fondotinta full coverage e mi sono lucidata tantissimo oggi, quindi ma tantissimo, credetemi, vi farò sapere. E niente, mi piace tantissimo, effetto naturale, sicuramente proverò anche altre colorazioni, hanno fatto anche il blush, ho anche il contouring che pure mi piace, però devo ancora capirlo al 100%, questo mi piace da impazzire. Ok, parliamo di occhi. Per quanto riguarda gli occhi, ho nominato poc'anzi Danessa Miracles. È un'azienda nuova in realtà, io non la conoscevo, forse sarò ignorante in questo settore. Alcuni, cioè non riesco ad avere una conoscenza tale di tutti i brand presenti in commercio. È una truccatrice che ha lanciato questa linea che fa tantissimi prodotti particolari. I più nominati sono questi, sono degli ombretti in crema dai diversi finish, c'è il finish matte che è quello recensito maggiormente bene in tutto Instagram, YouTube, eccetera, eccetera. Il colore che ho io è Desert Rose, che applicato sulla palpebra e sfumato dà una gradazione di colore pazzesca. Si definisce proprio pigmento liquido, quindi si può applicare ovunque, come blush, come rossetto, sulle sopracciglia per dire, per un trucco carnevalesco, insomma. Mi piace tantissimo, devo essere sincera, mi piace tantissimo. Un altro ombretto che mi piace molto si chiama Twinkle, che è in glitter, è della linea Foil Liquid Glitter, che non è recensito benissimo, cioè in realtà i glitter sono quelli recensiti meno bene rispetto agli altri, però a me piace tanto e infatti acquisterò altre tonalità. Ho visto un nero con questi glitter pazzeschi, si può usare come eyeliner perché tendono ad asciugarsi. Veramente, veramente bello, anche da addizionare un make-up. E poi ho comprato questi altri che si vedono tantissimo online, sono quelli olografici. Anche questi ve li ho già nominati per il trend del 2021, perché con il 2021 abbiamo visto che si porteranno tantissimo gli ombretti sì, quelli un po' olografici che cambiano colore. Di tutte e tre però io ho True Love che è scurissimo, cioè veramente è un blu viola bellissimo ma è troppo scuro. Cioè, se volete fare uno smoky sì, ma altrimenti no. Amour che è un bianco ma c'è dei riflessi semitrasparenti che vanno nel lilla e nel blu. E questo che è il mio ombretto preferito ultimamente che si chiama Obsession, che è un oro verde con i riflessi viola, è qualcosa di allucinante, meraviglioso. Ho comprato alcuni di questi da un sito che si chiama Makeup Roma Pro e in un altro che tra poco sarà online di Angela che si chiama Abi Pro, però lei inizia a fare gli acquisti online tramite Instagram. Vi metto giù tutti i link, ve lo prometto. E poi palette di Pat McGrath, ve la inserisco qui perché l'ho comprata perché era nel mio cuore. Durante il Black Friday, lo sapete, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti del Black Friday. Pat McGrath faceva il 30% di sconto su tutto e poi faceva un extra sconto del 10% inserendo un codice. Quindi io l'ho pagata con il 40% di sconto, non pagando né tasse doganali né spese di spedizione. Praticamente l'ho pagata sugli 80 euro invece che 100. 140, 135. Sto parlando della Mothership 7, questa qua che ha questo colore olografico
verde viola, meraviglioso. Ho realizzato tutto il trucco occhi con questa palette, praticamente ho usato anche i matte, c'è questo pesca meraviglioso, veramente bellissima. Anche questo, sapete che le palettone di Pat hanno un quad che è il più particolare di tutta la palette. Tutte e quattro sono meravigliose, guardate qua. Mamma, mi ha chiamato Diego, arrivo subito. Diego si è svegliato. Allora, per quanto riguarda le labbra, che sono l'ultimo prodotto che chiude questo video, vi devo assolutamente parlare della matita labbra di Dior numero 100 e del rossetto abbinato Rouge Dior 100 Nude Look Matte. Premesso che non ho mai provato le loro matite labbra, escono in vendita con il temperino, quindi cosa apprezzatissima. E da un lato c'è la matita e dall'altro c'è il pennellino per sfumare la matita. Ammetto che ultimamente sto truccando un po' meno le labbra, un bel po' meno, sia perché c'ho il tatuaggio alle labbra, sia perché mascherina per tante ore, diciamo, non mi porta a truccarle eccessivamente. Però devo essere sincera, questo rossetto qui, la combo, poi tra l'altro che è praticamente identica, quindi abbiamo la stessa tonalità, mi piace molto. Il rossetto ve lo mostro adesso real time sulle labbra, non ho più nulla, avevo un gloss. È praticamente, vedete, un colore color carne, leggermente più scuro del tatuaggio che ho fatto. Resta morbido, quindi confortevole. Non sbava, io questa formula la amo. Dei matte ho provato questo e un rosso, entrambi sono molto belli. Ho bordato, mi sono truccata vedendo l'anteprima del video. Bellissima, mi piace tanto, assomiglia molto al colore delle mie labbra, quindi veramente per me è un nude. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.